Ciao Daniele, Ciao Giorgio, benvenuto. Come stai? grazie. Abbastanza bene. Bene, dai. Senti, hai deciso di condividere con noi un'immagine che a me piace molto. Ci racconti che storia c'è dietro? Sì, questa immagine è stata scattata nel 2013 a Trapani durante la processione dei misteri. Io seguo la Settimana Santa dal 2010. In Sicilia. Ho origini di Viterbo nel Lazio. Negli ultimi 3 anni mi sono trasferito in Sicilia. Sto seguendo quindi dal 2010 le processioni tutta la settimana santa in Sicilia, non tutte le processioni perché sarebbe un lavoro infinito, non basterebbe una Infinito, vita. certo. Questa che ho scelto, un'immagine che ho scattato nel 2013 a Trapani. A Trapani in questi anni sono stato molte volte. Appunto, questa immagine che ritrae praticamente un angelo e dietro una ragazza vestita suora che però sembra al suo opposto, ovvero la dicotomia vita-morte, bene o male. È un'immagine a cui sono molto legato. È un'immagine che però non fa parte direttamente della processione, ovvero io in tutti questi anni ho scelto. Durante la processione dei misteri, di seguire principalmente soltanto un ceto, una vara, la vara della sollevazione. E ci sono arrivato a questa cosa un po' casualmente, un po' no, che fa parte un po' del mio modo di fare fotografia. Perché nel 2010 feci una interessante foto di un ragazzo dietro a un muro e tutta una serie di immagini abbastanza interessanti. L'anno dopo ho sentito subito la necessità di riscendere a Trapani e ho collegato che tutte queste immagini che avevo fatto facevano parte, erano riconducibili a un'unica vara. E da quell'anno in poi ho iniziato a seguire sempre questa vara e ho trovato che la loro preparazione avviene in un cortile di un palazzo interno. Scusa Daniele, la vara Prego. è una sorta di contrada come nel Palio di Siena, cioè un No, la vara quartiere. sono. No, no, la scusa. E la vara è praticamente viene portata a spalla. Ogni ceto sociale ha la sua vara con l'icona sopra del Ok. Cristo, in questo caso la sollevazione. E niente. E appunto, facendo queste foto, io ho trovato un muro dove c'era una scrostata, un tipo una G, una C, e lì praticamente mi sono messo tutti gli anni. Aspettare che qualcosa avvenisse. Dal primo anno che avevo questo ritratto di questo ragazzo bello a 2012-2013 ho aspettato sempre che qualcosa avvenisse fino a che nel 2013 è arrivata questa ragazzina che si stava aspettando di entrare in processione. E sostanzialmente questo che può far parte della mia fotografia, sì, è vero che spazia in tanti luoghi, però scelgo sempre o delle persone o dei luoghi per raccontare poi quello che. Quindi ti sei ritrovato più volte di fronte a questo muro, diciamo in più edizioni Sì, della processione. quasi tutti gli anni. Fra l'altro io metà processione, l'inizio metà processione l'ho sempre saltato perché stavo lì con loro aspettando che uscissero praticamente. E non ho mai cercato, non ho mai chiesto scusa, fai così, mettiti in posa. Ho semplicemente aspettato che qualcosa avvenisse in quello spazio molto ristretto, uno spazio di 2-3 metri, non di più. Senti, ma questa immagine fa parte di un lavoro più ampio? Hai pensato di farne un progetto editoriale? Sì, questa immagine ho partecipato a un contest, Crediamo ai tuoi occhi della FIAF, è stato riconosciuto come primo premio, è stata creata una mostra e anche il premio stesso era la pubblicazione di un libro che si chiama La Settimana Santa in Sicilia e raggruppa tutte queste immagini dal 2010 al 2018, 19 anche, sì, perché il contest era all'estate. Io ho inserito alcune immagini che ho fatto nella Settimana Santa del 2019. Il corpus grande di questo lavoro, la processione dei misteri di Trapani, che considero una delle più interessanti ancora, perché nonostante l'enormità, cioè la quantità di fotografi, che ormai è diventata una domanda che Sì. ci potremmo porre, sono più fotografi Che partecipanti alla che vanno a cerimonia, questa certo, alla cosa. processione. Però il fatto
questo cosa, fra virgolette, ha salvato me o salva me rispetto a loro, rispetto a me stesso, nel senso il fatto che io a Trapani, avendo seguito sempre la stessa bara, quindi sempre lo stesso numero di persone, sempre le stesse persone, si sono create anche delle relazioni. E questa certo. È una cosa che, al di là dell'immagine, è per me importante, che ti fa appartenere in qualche modo in quel microcosmo di comunità in quel momento. E l'aver ricevuto il bacio di Pasqua, ad esempio, da alcune persone di questa vara, di questo ceto, all'aver portato la vara stessa un attimo, ti senti incluso in questa cosa. È ovvio che uno poi ogni anno poi riporta delle foto e cose, e si creano delle relazioni in qualche modo. Questo è sempre un aspetto bello per chi fa questo lavoro, insomma, riuscire, no, ad avere, comunque entrare, permeare e creare dei rapporti. Senti, Daniele, la fotografia, diciamo, è, sappiamo, è lo specchio dei nostri tempi, cioè immagini scattate nel passato. Scattate in passato possono riflettere il nostro presente o addirittura anticipare il futuro, perché comunque è un linguaggio in qualche modo che si protrae al di là del momento in cui l'hai scattato. Secondo te qual è il legame tra l'immagine, appunto, che hai scelto e il presente storico che stiamo vivendo, quindi di emergenza Covid e tutto quello che ne deriva? Ma guarda, io penso di risponderti su due livelli sostanzialmente. Il primo è strettamente personale. Io, come la mia fotografia viene fatta principalmente con uno o due obiettivi che sono dei grandangoli moderati. Per far sì che una fotografia, fra virgolette, io definisco funzioni, ho bisogno, io almeno personalmente, di una distanza fisica molto ravvicinata con i miei soggetti. Se vediamo la stessa immagine, coinvolti sì, sembrano due soggetti, ma c'è anche un terzo, c'è una quinta principale che fa parte di un altro angelo. E questa, rispetto ad un oggi, le distanze, fra virgolette, di sicurezza in questa cosa sono annullate. Non ti consentirebbero questo approccio? Non mi consentirebbero. Io attualmente sto scattando, come del resto tutti gli altri, o gran parte degli altri fotografi. Ho iniziato la mia quarantena fotografando me stesso e la mia compagna in casa, utilizzando anche uno scatto remoto, e poi piano piano, quando ho iniziato a uscire, semplicemente facendo la spesa, ho iniziato a uscire, ho iniziato a fotografare le persone per strada, e sento che qualcosa è cambiato. Cosa resterà, quanto cambierà, non lo so. Fortunatamente sono al sud, dove in Sicilia specialmente, dove questa cosa è molto trasversale. Io ho avuto proprio in questi giorni i primi due contatti con un mondo esterno. Stavo cercando di fare una foto con una macchina panoramica al Duomo, quindi non volevo rotture scatole di polizia o cose varie, e quindi mi sono fatto i vari giretti già aspettando che iniziassero i primi goccioline di pioggia per far sì che avessi un campo vuoto, completamente vuoto. Ho incontrato un ragazzo a cui compro le cozze di solito alla pescheria, che stava, qui si dice, peri camminando con un suo amico. Ci siamo fatti una discussione, una chiacchierata interessante, e poi alla fine ci siamo salutati con questo gesto, mano per la mano. Questa cosa era il primo contatto fisico dopo tempo, e ti lascia qualcosa dentro. E senti, Daniele, purtroppo il nostro tempo a disposizione è volato, e ti ringraziamo di questa bella storia che ci hai raccontato. Avremo sicuramente occasione di riparlare del tuo lavoro, insomma, quindi ti faccio in bocca al lupo per tutto e andiamo avanti. Grazie mille, grazie di avermi invitato, Giorgio. Ciao Daniele, ciao.